Siamo con la dottoressa Rosanna Brichetti Messori, giornalista, scrittrice, collaboratrice del giornale di Apologetica Il Timone. Vorremmo chiederle un po' quali sono i principali segni delle apparizioni mariane nella storia, dalla discesa dello Spirito Santo nel secolo ad oggi, che secondo lei sono i momenti salienti un po' degli interventi della Mamma Celeste. Ma questo delle apparizioni mariane è un fenomeno che inizia molto presto. Sembra in fondo veramente il ruolo che a Maria è affidato, in particolare, proprio nel tempo della Chiesa, cioè nel tempo che va dall'ascensione di Gesù fino a quella che sarà poi l'Apocalisse, la fine dei tempi. Quindi è un fenomeno che incomincia presto e che accompagna tutta la storia della Chiesa e dell'umanità. Poi ad un certo punto però effettivamente in questi ultimi 2 secoli sembra che questo fenomeno, in questi ultimi 2 o 3 secoli, questo fenomeno sembra aumentato in quantità. Cioè sembra che le apparizioni mariane, ma non solo mariane, anche le apparizioni cristologiche, perché non dobbiamo dimenticare le apparizioni per esempio del Sacro Cuore di Gesù a Margherita Maria la Coca verso la fine del 1600 e poi invece nel secolo scorso le apparizioni a Suor Faustina Kowalska, sempre di Gesù Misericordioso. Ebbene, questo fenomeno in questi ultimi secoli sembra essere aumentato nella quantità. E forse perché effettivamente l'umanità in un certo senso ne ha ancora più bisogno. E Maria, come dire, sembra che veramente la Trinità le abbia dato questo compito di accompagnare la storia dell'umanità e come ha detto a Chibeo, nelle apparizioni di Chibeo, per ricordare, non per aggiungere qualche cosa di nuovo alla rivelazione, ma per ricordare, come lei ha detto con chiarezza appunto a Chibeo, il Vangelo dimenticato. Questo sembra davvero il ruolo di Maria. E quindi sembra che collegata ai principali avvenimenti anche della storia umana, Maria appaia, come dire, per darci una guida, per aiutarci a interpretare quel Vangelo che spesso appunto dimentichiamo. Lei recentemente ha parlato di una pedagogia di Maria. Ci può riassumere brevemente due o tre Perché caratteristiche appunto in salienti? realtà ogni apparizione, come dire, ha una sua autonomia, eppure se noi guardiamo bene le apparizioni, soprattutto appunto quelle degli ultimi 2 secoli, 2 o 3 secoli, c'è una sorta di filo rosso che le collega le une con le altre. Sembra appunto che ci sia come una sorta di pedagogia divina che attraverso Maria viene realizzandosi di apparizione in apparizione. E sarebbe molto interessante, io ho fatto una piccola pubblicazione nella quale appunto ho esaminato queste varie apparizioni per collegarle tra di loro. E il senso però alla fine di ogni apparizione è sempre quello, seppur in modi diversi, con parole diverse, eccetera, eccetera, però lo scopo è unico, è sempre quello di risvegliare la nostra fede e come dire di ricollocarla attorno al suo cuore principale che è Gesù Cristo e attraverso Gesù poi di arrivare alla Santissima Trinità. Il ruolo di Maria è sempre questo, non è di attirare la gente a sé per fermarla a se stessa. Maria ci prende per mano e come madre ci conduce al Figlio. Cioè ci conduce a Gesù e attraverso di lui alla Santa Trinità. Ultima domanda, come pensa si risolverà la questione Medjugorje? Non lo so, non so se effettivamente, perché pare, dalle notizie, dalle informazioni che si hanno, pare che forse sarà una, come dire, una di quelle decisioni interlocutorie in cui forse si dirà, pare che si dirà. Come dire, si prenda quella forma, si usi quella formula, non consta la soprannaturalità, che quindi lascia aperto da una parte probabilmente il culto praticamente in qualche modo, se non ufficialmente, però è già riconosciuto. E perché effettivamente Medjugorje può darsi che come apparizione qualcuno dice che ci siano dei problemi, però in realtà quello è di fatto i frutti di Medjugorje sono enormi, sono innegabili. E quindi speriamo che la decisione sia in qualche modo positiva, insomma. Posso chiederle un'ulteriore cosa? Come si vive la spiritualità mariana in famiglia? Come la vive lei con suo marito? Ma certamente il rosario è al centro dell'attenzione, comunque Maria ha sempre attirato l'attenzione sul rosario, però ancor prima e ancor più del rosario, avere veramente, far entrare Maria in casa, in famiglia come madre, affidarle i problemi, confidarsi con lei, chiederle luce. Io credo che questo sia il cuore della spiritualità. Grazie.